Non so come vivrò, sinceramente. Andrò a chiedere la carità. Firmate anche. Questa è la dimostrazione di quanto siamo apprezzate dai nostri bambini, che amiamo e seguiamo con tanto tanto affetto. Il cibo più buono si fa con più tempo. Come si può garantire un servizio con 3 ore al giorno di lavoro? E questa è una testimonianza di bambini di quinta elementare. Quinta elementare, non dico altro. Saranno i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia i primi ad essere penalizzati dalle scelte operate dalla società che gestirà le mense di 42 plessi scolastici a partire dalla fine di aprile. E questo è il messaggio espresso oggi al presidio organizzato dalla CGIL in Piazza della Borsa, dalle lavoratrici attualmente in forza alla Cheerfood e che dal 29 aprile passeranno alle dipendenze dell'azienda milanese Dussmann Service, aggiudicataria dell'appalto del comune con un ribasso di circa 3 milioni di euro. Stiamo parlando di un servizio dedicato a bambini, servizio ad utenti piccoli che hanno tutti i sacrosanti diritti di essere tutelati al 100%. La Dussmann ha infatti annunciato che per mantenere gli standard qualitativi previsti dal capitolato dell'appalto e rispondere alla richiesta di una maggior presenza di lavoratori nelle ore del pranzo, opererà dei tagli lineari sull'orario di lavoro e quindi dello stipendio dei lavoratori, promettendo in cambio nuove assunzioni. Qua si sta parlando di redditi minimi, stiamo parlando di persone che sono prevalentemente donne singole che mandano avanti la casa, la famiglia con questo reddito. È inaccettabile che un'azienda possa pensare di tagliare redditi già di per se stessi molto molto bassi. Ma questa soluzione viene ritenuta inaccettabile dalle lavoratrici che già dal novembre 2015 stanno portando avanti una protesta che ora ha trovato il sostegno di oltre 4.500 firme dei genitori e degli alunni, ovviamente molto preoccupati per la situazione che si sta delineando, posto che è già stata annunciata, se non si addiverà ad un accordo con l'azienda, l'astensione dal lavoro con il blocco quindi della preparazione e distribuzione dei pasti. Il plico con le firme è stato consegnato stamane al sindaco Cosolini e all'assessore alla scuola Antonella Grimm, che sono intervenuti alla manifestazione incontrando le lavoratrici. E il comune farà tutto quanto in suo potere, considerato che purtroppo ci sono norme da cambiare che presidiano il tema degli appalti pubblici, non a caso una di queste norme è anche oggetto di un referendum, e faremo tutto il possibile perché le lavoratrici e i lavoratori siano tutelati. Non sarà facile, ma non molliamo.